Ciao a tutte ragazze, buona domenica. Altro video su come decoriamo la agenda. Eccoci qua, partiamo. Allora, questa dovrebbe essere la settimana, scusate che prendo, eccoci qui, che va dal 14 di marzo fino al 20. Perfetto, bene. Se sentite i rumori è la borsina con cui sta giocando Chiara, ma almeno è occupata in qualcosa. Pronti? Allora, come sempre vi mostro il materiale che uso. Allora, stickers, come sempre stampati da Santo Pinterest, salvati stampati dal Santo Pinterest, eccoli qua. Perfette, colorate, perché adesso ce l'ho fissa di colorare io, anche se non coloro molto bene. E poi novità delle novità, per noi è una novità, giusto tesoro? Washi fatti in casa. Io propongo le idee e la Sabina pazientemente, dolcemente, cioè me li fa, esatto. Abbiamo provato a fare gli washi tape fatti in casa, giusto tesoro? E questo qui è il risultato. Questa volta abbiamo preso dei piccoli cuoricini e dei fiocchettini. Non so se aspetta, se si vede. Prova a vedere, tanto se lo faccio vedere bene. Questi qui? No. Dove sono? Qua? Così? Però troppo vicino, non mette a fuoco. Così non mette a fuoco? Ma sì, adesso esatto, scusate, ma fiocchettini e cuoricini piccolini, e questa è la nostra scoperta del carto pazzoso della settimana, giusto? Così abbiamo anche gli washi tape a chilometro zero, giusto? Perché se le fuori da noi costano un botto. Gli ordini da AliExpress costano poco, ma ci vogliono mesi ad arrivare, la pazienza è quella che è. Allora, ho stroricato il modo di... Allora, cominciamo. Sempre stampato su carta adesiva. Neanche stavolta ho fatto la brava e non ho preparato le misure, i mortacci miei. Però ho scoperto che sono un po' grandi. Niente, la prossima volta li facciamo un po' più piccolini, così. Sì, ti ho detto che però stavolta te li tieni così. Eh sì, ma infatti non ho detto niente, ho detto solo che questi qua è... pensavo andasse bene la misura, invece è un po'... la forbice dov'è? Grandicella. Beh, ascolta. A me hanno sempre insegnato che la prima insegna la seconda. E quindi ce la facciamo. I ritagli li teniamo. Scusatemi, devo soffiare il naso perché... il raffreddore sta purtroppo, mi sa, avanzando, perché da noi a mattina c'è freddo, poi c'è caldo, poi insomma è un tormento questo tempo che non si capisce bene né ancora cosa abbia deciso di fare. Speriamo bene che non se ne può più. È freddo e caldo. Eccoci qua. No, dai, non è brutto. Care, ma è bellissimo. Mi piace. Sì, a me piace tanto. Ne? Dov'è che no? Ecco qua. Facciamo... Vabbè, ma aspetta, facciamo una cosa. Intanto che prendo così e taglio qua. Eccoci qui. Vabbè, che se no mettiamo qua così, no, ma va bene, beh, pensavo no, la misura è perfetta tesoro, meglio così, guarda, perfetto. E così possiamo fare anche tutti gli altri, ce ne possiamo fare come vogliamo a immagine nostra. Bene,
Tutto bene, ce la si può fare. Ah, ecco cane. Vai sul gioco, ne? Direi. E adesso chi va per favore? No, mi era venuto sì, in... adesso dico cos'è, vedi che dopo non fa niente. Si inceppa. Non diciamo niente. No, sai cosa mi era balenata l'idea? Io ti stavo dicendo, intanto che giro il video, sta un po' quello di Aul, cavolo. Non mi è venuto in mente di dirtelo... Di dirti. Mi piace perché non ti arrivo. So. Arco giugiolaccio. Mi sono proprio dimenticata. Che non pensavo venissero così bene. Allora ho detto, là, aspetto quello di Aul, stampare quello di Aul. Che a noi piace Aul, che è un personaggio del castello Orante, appunto, di Aul. È dello studio Ghibli, giusto? Mm-hmm. Ed è molto bello. Infatti voglio fare la... Scusatevi. Infatti vorrei fare la settimana dedicata a lui. E gentilmente ho fatto fare... il washi e così vediamo di così te li puoi fare anche magari se volete, perché chiedo sempre a voi, lasciate se volete il video su come la Sabina fa gli washi. Lasciate un commento giù nell'info box, che lo facciamo. Cioè, lei fa, io filmo più che altro, perché lei è l'esperta del computer in questa casa. Penso un po' tu che mi hai insegnato tutto tu. Sì, mi hai insegnato parecchia roba io. Ma adesso non me lo ricordo quasi più niente, vedi? L'allievo superato. Dato il maestro. Beh, ma giusto, no? Giusto così. È giusto così, nella vita è sempre giusto. Ecco cosa ho detto. Ho detto, tanto oggi funziona. Trac. L'hai detto tu, io non ho detto niente. Hai fatto tutto tu e te lo sei gestito tu. E tu stavi zitta? Non ti succedeva? Tita, sai il detto, che cosa dice il detto? Si ride per non piangere. Ecco, e ormai questo è diventato una nostra filosofia di vita, ridiamo per non piangere, perché della serie tutti a noi capitano. Non ce n'è una che ci vada del verso giusto, e allora aviamoci di pazienza e ridiamo, ma non per nient'altro. Mm. Ho perso una cosa. Lì, tacchiamo qua. La prossima volta, ragazzi, ve lo prometto, preparo già tutti i pezzettini tagliati, che così facciamo faccio prima il video, non dura troppo, così non vi annoiate. Ah, volevo chiedervi, siccome ho pubblicato un video su come fare l'impasto del pane con la macchina del pane, cioè senza il bimbi, perché il bimbi costa un botto e mezzo, cioè, vabbè, a me non ci basta, cioè una roba impressionante di quanto costa quel, e poi è piccolo, dai, cioè, diciamocela tutta, è piccolo. Allora ho pensato di farlo con con la macchina del pane. Allora, anche questo è terminato. Lasciatemi magari, se vi va, andate a dargli un'occhiata, magari ditemi come se vi piace, se non vi piace. Ditemi la vostra opinione, mi fa piacere sapere le vostre opinioni. Almeno così, se c'è qualcosa da
come si dice? Sistemare, migliorare. Perché sempre nella vita si migliora. Ora sai, se avete qualche video nuovo che vorreste che noi vi, insomma, qualche altra tipologia di video, fatecelo sapere, che siamo aperte a tutto. E dai, stamattina succede di tutto mentre giriamo il video. Il bello della diretta, il forno che suona, il naso che corre. Abbiamo di tutto e di più. Eccoci qua. Ma quanto mi piacciono questi washi qui, sono stupendi. Mi dico tutto, faccio tutto e dico da sola. No, magari a voi non piacciono, ma a me piacciono tanto tanto. Sì, facciamo ancora. E se ancora bagnata la lasci dentro ancora un po'. Che ha suonato il campanello del forno, che la torta era pronta. Invece ci serve ancora qualche minuto in più, che dipende anche dall'umidità che c'è fuori o roba del genere. La verità non si cuocerà mai più. Sai com'è che abbiamo preparato la torta perché il mio compagno la settimana prossima fa il mattino, e quando fa il mattino prende su la torta. Eccoci qua, stamattina abbiamo preparato anche la torta. Allora, sabato, venerdì, leccia. Cominciamo. Allora, vediamo. Una indicazione, sai che ti chiedo su come... Allora, questo lo mettiamo qua? Un attimo. Qua dici. Poi. Sai che quando metto gli sticker ti chiamo sempre? Sono qua, non mettiamo tanto. No, dico, il cagnolino lo mettiamo qua. Poi, sto gattino qui lo mettiamo qua in alto? Codici? Uh-huh. Sì. Ho fatto il gatto tema blu. Facciamo il gatto blu, sa mai? Lì, ok. Poi abbiamo il cavallino, lo mettiamo qui. Ma sì, tanto. Cavallino. È più grande questo o questo? Ma io direi che forse ci sta meglio questo e questo. No, lo mettiamo dalla parte opposta. Ok, così. Questo lo mettiamo qua. E facciamo una paginetta. Dagli sto naso. Scusate. Mannaggia, mi si è attaccato tutto. E poi lo mettiamo qui. Sì, qua ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Sì, dai, così. Ma sì, aspetta che taglio il pezzettino qua. Lì, l'elefantino che è grosso, lo mettiamo qui nella domenica. Che è la domenica. Così, perfetto. Poi mettiamo un altro bel micettino. Miau, miau. Il micettino miau miau. Lo mettiamo qua così. Là. E poi il cagnolino. Che lo mettiamo qui. È l'unico giorno che ci è rimasto. Voilà. Qua così, no. Sì, qui così, dai. Sopra il fiocchetto. Lì. Perfetto. Adesso finiamo di fare gli ultimi buchi, quelli che ho coperto. Questo qua era coperto. Poi in mezzo questo qui. Eccoci qui.
E anche questa settimana abbiamo fatto. Riapprendiamo l'agenda e rimettiamo dentro. Così ve la mostro dentro. Guardate. Com'è carina. Ah, ho dimenticato un buco. Ecco perché non c'entrava. Lì. Perfetto. Allora. E questa, ragazze, è la settimana prossima. Decorata con gli stickers stampati da Pinterest e colorati e gli washi che abbiamo fatto noi, pure le finestre ci si mettono. Eccoci qui, ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Fateci sapere se l'idea degli washi fatti in casa vi piace e se volete il video su come farli, oppure magari voi siete più bravi di noi e lo sapete già fare, beh, pazienza. Se non siete capaci e volete vedere come si fa, chiedete pure il video che noi ve lo facciamo. Eccoci qui, ragazze, perfetto, la settimana è pronta da colorare. E c'è una riga di matita che ti ha fatto cortesemente Chiara. Ah sì, Chiara mi ha lasciato la riga sull'elefantino. Matita nera, ma poi ci deve essere qualcosa d'altro. Oppure no, era sull'altra pagina, niente. Ragazze, noi vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacione e ciao ciao, alla prossima!